Quello che i cittadini si chiedono, che anche io non ho capito, per far sì che torni Monti, che tutti lo vogliamo tanto, cosa dobbiamo votare? Fini, Casini? Qual è la mossa migliore per un elettore dentro la cabina elettorale? Beh, lei ha delle opinioni politiche. Quando si saranno le elezioni, immagino che lei voterà secondo il suo credo. Io non ho capito una cosa, per votare Mario Monti alle prossime elezioni, cosa devo votare? Casini, lei l'ha capito? Non voterà Monti. Signori, adesso non buongiorno. È il momento delle interviste. Il professor Monti è senatore a vita, siede regolarmente in Senato. Dovrebbe candidarsi. È eletto. Eletto. È nominato, è eletto. Eletto, no. È senatore. È senatore. È in Senato. Questo basta, ed è legittimato a ricoprire qualunque carica pubblica. No. Ma scusi, lei ha capito? Cioè, io vorrei votare Monti alle prossime elezioni. Chi devo votare? Casini, Fini? Lei ha capito? Come fa scappa, ministro? È a disposizione come gli altri 20 milioni di cittadini italiani che hanno delle capacità e che sono sempre a servizio del Paese.